Hai controllato che il caffè venisse fuori? Hai controllato il caffè? No, non puoi berlo tu. Tu puoi bere solo la tua acqua. Buongiorno, questa mattina faccio colazione con banane, mirtilli e granola mentre leggo il mio graphic novel e sorseggio il mio caffè con il ghiaccio. Teodora è lì che mi fa compagnia e inizio con calma questo mercoledì. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. È mercoledì 12 luglio, sono le 10:07 e la mia mattinata è già iniziata. Io sono qua davanti al computer, ho già fatto colazione, mi sono già lavata, preparata, eccetera. Ho anche sistemato un po' casa e ho finito il graphic novel che avevo iniziato ieri, l'ultima estate al cimitero. In realtà non l'ho iniziato ieri, ma 2 giorni fa. La storia praticamente racconta di queste persone che si ritrovano ogni estate al cimitero per passare un po' di tempo insieme ai loro cari defunti, anche se questi sono defunti. È una storia ricca di personaggi abbastanza stravaganti, ognuno di loro è al cimitero per una ragione diversa e fa questa cosa ogni estate per una ragione diversa. Il libro è piacevole più che altro perché riflette molto sul rapporto che abbiamo con la morte, il fatto che a volte vogliamo negarla e passare ad esempio del tempo al cimitero può essere un modo invece per accettare il fatto che gli altri muoiono e che noi dobbiamo morire. E a un certo punto ci ritroveremo tutti lì, in poche parole. Secondo me interessante, poteva essere qualcosina in più, cioè non mi ha fatto impazzire. Più che altro il finale non l'ho capito nello specifico, ma anche alcuni punti potevano essere affinati meglio. Ora vado a segnarlo nei libri finiti. Classico momento all'interno dei miei vlog in cui segno il libro finito. Ottimo. A questo punto sto aspettando che arrivi Giulia, che è venuta a Monza per qualche giorno. The Devils Read Everything su Instagram, abbiamo fatto una tappa del gruppo di lettura insieme, quindi può essere che voi vi ricordiate di lei. E è venuta qua a Monza per stare un po' di giorni con il suo fidanzato e quando lo fa diciamo che troviamo sempre un momento per incontrarci anche noi due e andarci a bere qualcosa. Quindi ora sto un po' al computer fin tanto che lei non mi dice che è arrivata e insomma usciamo insieme e facciamo un giro. Sono le quasi 6 di sera e io mi sono completamente dimenticata di aggiornarvi oggi perché è stata una giornata bella bella piena. Sono stata con Giulia in libreria per vedere se c'era qualcosa da prendere con gli sconti neri Pozza. Infatti sul catalogo Bit, questa è la lavatrice che va in sottofondo, ci sono adesso gli sconti del 20%, non ho trovato niente. Poi sono tornata a casa, ho mangiato e mi sono messa al computer, praticamente dalle 2 più o meno fino ad adesso, poco fa, sono stata davanti al computer e ho, diciamo, sbrigato un po' di cose e ora mi sono cambiata perché sto per andare ad un aperitivo di Alice for Children, l'associazione con cui sono andata in Kenya. Hanno organizzato una cosa a Milano per cui il devoluto andrà in beneficenza ed è una buonissima occasione per rincontrare tutte le persone con cui sono stata in Africa. Quindi sono super emozionata, super contenta, fra un po' viene a prendermi Marco e andiamo insieme. Vi faccio vedere come sono vestita. Sono vestita così, ho questo pantalone larghissimo di Zara e un top nero sempre di Zara. Questo qua lo uso praticamente sempre, è super versatile. Direi un abbinamento sobrio ed elegante, quello che cercavo, nulla di stravagante, adatto all'occasione. Mi sa che però metterò il rossetto rosso per dargli giusto un twist colorato, visto che insomma sono vestita tutta di nero. Buongiorno. 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 No, non ti vedo. Ti vedi? No. Infatti. Ta-da! Buongiorno. Mi sono ubriacata malissimo ieri sera. Ho visto. Che me l'hai detto. Sì, ma dov'è che eri? C'era il free bar. Ecco. E tipo ho bevuto 8 prosecchi non mangiando niente perché non ho mangiato niente. E quindi non sapevo più come mi chiamavo. Con questa voce natale.
Sembrerebbe a tutti gli effetti una giornata di pioggia. E io ho passato tutta la mia mattinata lì, ora sono già le 12.36, dovevo fare tantissime cose. Infatti anche ieri sono un po' sparita dal vlog perché ho passato una giornata estremamente intensa, avevo una lista di cose da fare infinita e ero distrutta, stanchissima, quindi diciamo che non connettevo proprio molto bene, ho fatto quello che dovevo fare ma con grande fatica, devo essere sincera. Oggi, questa mattina, sono riuscita a sbrigare quello che dovevo fare, quindi questo pomeriggio posso prendermelo anche un po' più con calma. Tra le cose che dovevo fare ieri, e se sentite rumori strani sono i vicini di casa che stanno facendo lavori, dovevo scrivere uno script per un reel che dovrò girare nei prossimi giorni in collaborazione con una grande pagina di Instagram. Seguitemi su Instagram se non volete perdervelo, e in particolare dovevo consigliare dei libri. Con la scusa che dovevo appunto scegliere quali libri consigliare, ho dato un occhio ai libri già letti in libreria e ho fatto un po' di decluttering. Infatti mi sono già liberata di alcuni libri che ho letto e che non mi sono piaciuti, in particolare di due. Questi qua, La paziente silenziosa, che abbiamo letto col gruppo di lettura, che sinceramente non mi è piaciuto così tanto, quindi non ci tengo ad averlo nella mia libreria, e qualcuno può apprezzarlo molto più di me. E poi anche Il diavolo e l'acqua scura, questo l'ho letto l'anno scorso, sinceramente nulla di che. Anche qui a volte tengo i libri perché penso che mi potrà tornare utile il fatto di averlo in cartaceo eccetera eccetera, però in questi casi, non essendo libri che mi sono piaciuti chissà quanto, le occasioni in cui potrei ritrovarmi a parlare sono così poche che non ha senso davvero tenerli in libreria. Insomma, uno di questi l'ho già venduto, quindi direi che è il momento di fare il pacchettino insieme. Vuoi salutare tutti e dire ciao ciao? Ciao ciao! Ciao amici del YouTube! Ciao! Qualcuno mi dà qualche crocchetta, per favore? Io sono qua che voglio mangiare. Bella che sei! Bella che sei! Quando sono in questa postazione significa solo una cosa, ovvero che il video è sponsorizzato da Oceans Apart e io, come al solito, sono in divisa. Sono in divisa perché ogni mattina c'è solo una certezza, ovvero che mi alzerò e che mi metterò qualcosa di Oceans Apart perfettamente abbinato e che mi farà stare comoda e ordinata per tutta la giornata. Oggi indosso questo nuovo set che mi hanno mandato, perfetto per l'estate, ha il pantaloncino con le tasche, super comodo, e sopra invece ha questo crop top con il colletto. Sotto io sono andata a abbinare un bra che mi avevano mandato l'anno scorso e che continuo a utilizzare, che è questo qui, sempre dello stesso materiale, si abbina perfettamente ed è anche molto comodo. Secondo set, sempre in total black, però in questo caso è pensato per andare in bicicletta, infatti è imbottito nelle zone desiderate, però ho anche visto che l'imbottitura si può togliere, quindi si possono usare questi pantaloncini per la palestra o per qualsiasi attività sportiva. Come al solito sopra si trova il bra, questo è comodissimo, sostiene tantissimo ma rimane molto morbido, e poi anche la magliettina traforata che si può stringere qui in fondo, questa perfetta per la palestra, la sfrutterò tantissimo perché ho sempre voglia di iniziare l'allenamento con qualcosa che mi copre e poi scoprirmi non appena inizio ad avere molto caldo. Mi hanno mandato anche questo splendido vestitino, sempre pensato per la bicicletta, infatti il pantaloncino è imbottito, ma credo che si possa utilizzare anche per tantissimi altri sport, come ad esempio per il tennis. Credo che questo vestito urli tennis da ogni cucitura e io credo che lo metterò anche per il giorno, nel senso per stare in casa, per uscire, perché è davvero bellissimo e non voglio assolutamente perdermi la possibilità di usarlo, visto che non gioco né a tennis e non vado nemmeno in bicicletta. Con il codice LAPASINI60 potrete avere il 40% di sconto su tutto il sito, fino ad arrivare al 60% su alcuni set selezionati. Sono le 4 di pomeriggio e io ho intenzione di iniziare il mio puzzle su Agatha Christie. È un puzzle che dovrebbe contenere 90 indizi da trovare. Ora, devo capire bene come funziona. Il puzzle mi è stato regalato da Ippocampo, che appunto l'ha prodotto.
E da appassionata di puzzle, ma soprattutto da appassionata di Agatha Christie, non potevo assolutamente lasciarmelo scappare. Visto che devo anche recuperare l'ascolto in audiolibro della guerra, della saga di Blackwater, perché ci sto registrando un video ancora da un mese e devo prima finire di ascoltare tutti i libri, ho pensato che aveva senso approfittare di un'attività manuale per metterlo in sottofondo. Io non riesco a ascoltare audiolibri se sono ferma, cioè il mio cervello non funziona, devo fare qualcosa. Ma visto che la casa è pulitissima, non c'è niente da pulire, non c'è niente da lavare, non c'è nessuna lavatrice da far partire, non c'è nessuna lavastoviglie da far partire, io sono stata bravissima. L'attività ideale, secondo me, è fare un puzzle. Adoro. Allora, direi che... momento ASMR. Magnifico. Ci sono dei pezzi attaccati che adesso staccherò perché... non voglio assolutamente facilitarmi il lavoro. Questo è quello che dovrebbe essere il risultato finale. E dietro c'è scritto: con oltre 2 miliardi di copie vendute nel mondo, Agatha Christie è seconda solo alla Bibbia e a Shakespeare. Nell'arco di 6 decenni ha pubblicato 72 romanzi, oltre 150 racconti e circa 30 commedie, la più celebre delle quali Trappola per topi. Detiene il record di spettacolo teatrale da più tempo in scena. I suoi libri sono stati pubblicati in un centinaio di lingue, rendendola l'autrice più tradotta di tutti i tempi. Brava la nostra Agatha Christie. Come funziona questo gioco, però? Dobbiamo capire. Praticamente qua dietro sono segnati con numeri tutti gli elementi che fanno riferimento a un qualcosa o della vita di Agatha Christie o di uno dei suoi romanzi, e uno vedendoli dovrebbe capire a che cosa si fa riferimento. Ora, io li ho anche letti i libri di Agatha Christie, però onestamente non è che mi ricordo esattamente tutti questi dettagli. La mia memoria è forte, ma non così tanto, però qualcosa magari riesco a individuare. Direi che è giunto il momento di mettermi le mie cuffiette, avviare il mio audiolibro e iniziare a fare il puzzle. Il puzzle procede, ho già attaccato qualche pezzo e ho fatto i primi mucchietti, le prime divisioni, sto guardando già pezzo per pezzo anche se non mi sto concentrando benissimo su tutti. Diciamo che a vantaggio del mio lavoro c'è questo tavolo immenso che mi consente di fare un po' quello che voglio, sarà da capire dove ceneremo questa sera esattamente, però non importa. Intanto ho venduto anche l'altro libro su Vinted, quindi ho preparato anche il secondo pacchetto. Mi sono anche cambiata perché ho intenzione di andare in palestra. Ho messo questo pantaloncino che devo finire di sporcare perché l'avevo già indossato una volta, ma non mi sembrava il caso di metterlo a lavare visto che era abbastanza pulito. La maglietta che vi ho fatto vedere prima e anche il top che vi ho fatto vedere prima. Questo qui ha la particolarità di avere questa trama, carinissima. Ciao piccola. Ciao piccoletta. Ci sono venuta a trovare. Mi sembra strano non vederti nell'armadio, addirittura nella cuccia. Che opina? Sono arrivata a questo punto e ho fatto tutta la cornice, ho anche già iniziato a riempire qualche area. Sicuramente un po' più difficile rispetto a tanti puzzle perché ogni pezzo è completamente diverso dall'altro e non ci sono grandi aree per cui si possono fare i mucchietti. Se ci fosse il cielo, ad esempio, farei il mucchietto degli azzurri, però un cielo non c'è e come potete vedere anche l'area in alto ha tutti i colori diversi, quindi bisogna mettersi un po' con tanta pazienza, però mi sta piacendo un sacco farlo. Sono le 11 e siamo arrivati a questo punto del puzzle. Marco si è aggiunto alla missione e mi sta dando una mano. Siamo molto soddisfatti delle nostre due finestre, anche la cara Agatha Christie è quasi completamente fatta e abbiamo iniziato anche qua con la base, insomma, andiamo avanti. Tutti questi pezzi li dovremo mettere man mano perché non riusciamo a dividerli. Thank you.
Abbiamo perso un pezzo. Ne mancano due e uno non si trova. L'altro ce l'ha Marco in mano perché vuole essere l'ultimo a finire. Vabbè. Forse è nella scatola. Forse è il mistero. È il mistero del pezzo scomparso? Sì. Puzzle finito, l'unica cosa che manca è questo pezzo che io spero riusciremo prima o poi a trovare. E praticamente questa era l'immagine. Dietro ci sono spiegati tutti gli indizi. Quindi se uno vuole va a scoprire alcune cose. Tipo questo secondo me è Assassino sul Nilo. Questi pennelli, il ritratto di Elsa Greer. E però non è che li so tutti. Ce ne sono tantissimi che si possono andare a osservare. Giornata passata in estrema tranquillità, ho già smontato tutto il puzzle. Ormai sono le 4 di pomeriggio e ora mi preparo per andare insieme a Marco al concerto degli Arctic Monkeys. Tutta la giornata praticamente in funzione di questo concerto. Direi che lo sto attendendo davvero da tantissimi mesi. Non vedo l'ora di andare e ora mi devo preparare perché volevamo essere là per le 5, quindi effettivamente sono anche già un po' in ritardo. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, vero Teodora? Tu non ci vieni al concerto, però te lo racconto quando torno, va bene? Pensavo di mettermi, qui è tutto stropicciato, proprio il vestito che vi ho mostrato l'altro giorno. Secondo me è adatto, farà caldissimo e questo mi aiuta anche con la gestione dei liquidi, diciamola così. Buongiorno, sono le 9.46, è domenica e la mia mattinata inizia con un po' di lettura perché devo finire il libro del gruppo di lettura per poter avere anche il tempo di fare un bel approfondimento. Tra l'altro ho notato che il romanzo finisce a pagina 210 e tutta la parte finale sono delle bonus track che io ovviamente leggerò per sempre essere preparata nel gruppo di lettura, ma sono delle bonus track che durano tantissimo perché durano fino più o meno a pagina 300, quindi sono 100 pagine, diciamo, di lettere scritte dall'autore, postfazioni, integrazioni al testo, analisi, cose che secondo me potrebbero risultare molto interessanti, quindi leggerò anche quelle, insomma. Speravo di riuscire tra oggi e domani a finire almeno la parte di romanzo, così insomma da aver portato a termine almeno quella. Quindi ora mi metto un po' a leggere. Il secondo step della giornata sarà stabilire il planning della settimana che sta per arrivare. Ho comprato questo, non so come definirlo, calendario da tavolo, credo che si possa chiamare così, che mi aiuterà sicuramente molto a distribuire tutte le cose che devo fare nell'arco di una settimana. Quello che mi capita ora è magari di avere giorni pieni di cose e giorni in cui devo fare pochissimo e vorrei essere capace di distribuire bene il tutto, capendo anche già, magari in questo caso la domenica, quali saranno i giorni della settimana in cui posso inserire altri impegni e quali invece sono da lasciar stare, da non toccare. In questo momento mi sto stampando a casa su dei fogli di brutta questi calendari che trovo direttamente su Google. Ho preso dicembre perché è l'unico mese in cui non ho scritto niente e insomma vorrei tenere segrete alcune cose per il momento, e il fatto è che qua riesco a scrivere i macro impegni ma non ho lo spazio necessario per andarmi a dilungare con le piccole attività da fare ogni giorno, che potrebbero essere banalmente anche le pulizie di casa, cioè cose proprio minime. E quello che vorrei essere capace di fare è scrivere qui
i macro impegni, quindi ad esempio, non so, ho un concerto, scrivo concerto, e poi la settimana prima mettermi a sviscerare bene bene tutti i giorni, aggiungendo, insomma, dove ci sono dei buchi, piccole task, come può essere pubblicare quel video, fare quella storia, soprattutto parliamo di cose lavorative più che impegni personali, però ecco, magari potrei metterci dentro anche le pulizie, perché no? Ci posso mettere dentro un po' tutto quello che voglio e insomma, ora mi metto già a sviscerare per bene che cosa dovrò fare settimana prossima. Sono le 18:32 e ho passato la giornata davanti al computer, questa è la verità. Io la domenica la passo sempre, diciamo, a lavorare per via del fatto che Marco di domenica solitamente lavora e quindi ci prendiamo magari un altro giorno nella settimana per stare insieme e fare le nostre cose, e invece la domenica è per entrambi il giorno di lavoro, e questo va molto bene secondo me, perché ad esempio lunedì scorso siamo stati al lago e non c'era nessuno, ci fossimo stati nel weekend ci sarebbe stata l'orda barbarica. E quindi soprattutto in estate questo modo di lavorare a me personalmente piace. E cosa ho fatto? Ho montato video, praticamente ho montato video a tutto spiano, verticali, orizzontali, di tutto, e perché mi sono fatta un po' spaventare dalla quantità di cose che dovrò fare durante la settimana e mi sono resa conto che davvero non ci sarà tempo per vivere, per respirare. E in realtà sono contenta così, perché rispetto all'anno scorso ho migliorato molto la mia propensione al rischio, nel senso che l'anno scorso ero sempre molto cauta e mi prendevo pochi impegni per paura di non essere capace di rispettare le scadenze o comunque di rispettare cioè tipo l'organizzazione, l'ordine delle mie idee, tutta una serie di cose, e in realtà era solo paura, cioè era paura di non riuscire a farcela, credevo pochissimo nelle mie capacità, nelle mie competenze, e ci sto lavorando a questa cosa da un po', dall'anno scorso più o meno ho iniziato un percorso con una psicologa che mi sta aiutando tantissimo ad affrontare queste e tante altre problematiche che comunque ci sono sempre, perché stare tranquilli mai. Però diciamo che lavorativamente parlando sono molto contenta perché sto lasciando spazio ai progetti in cui credo e mi sto impegnando per i progetti in cui credo, credendoci e mettendoci proprio tutta me stessa. Ora potrà sembrare un discorso molto astratto perché non vi posso parlare di questi progetti nello specifico, però rimanete connessi perché dovrebbe tornare tutto a un certo punto e dovrei parlarvene, tra l'altro, neanche fra tantissimo tempo. Prima voglio essere sicura che le cose vadano in porto, e sono molto soddisfatta di quello che sto facendo piano piano, a volte coi miei tempi, a volte accelerando un po' quelli che sarebbero naturalmente i miei tempi, perché ce n'è bisogno. Non sono mai stata una stacanovista, sono sempre stata una persona poco ma buono, tipo minima spesa massima resa, ok? E ultimamente sto sicuramente rivalutando un po' questo modus operandi e mi sto sforzando di più per tante cose, per tanti piccoli progetti che spero che nel tempo poi portino i loro frutti, e sono soddisfatta davvero. Spero di non annoiarvi con questi discorsi, ma devo dire che i vlog sono sempre un ottimo momento per me per confrontarmi anche un po' su quelli che sono i miei pensieri, le mie idee. Se ho delle domande ve le pongo sempre, ad esempio qualche vlog fa vi chiedevo come vi piaceva vederli questi vlog, e lì ho ricevuto davvero un sacco di feedback, un sacco di consigli, e spero che vi piaccia quello che sto facendo. Alcuni consigli li ho messi in pratica, sto cercando di portare più weekly vlog perché in questo momento in cui sono magari tanto impegnata per me è molto più semplice riuscire a registrare magari qualche clip al giorno, poi montarla a un certo punto e fare un montaggio bello dinamico che però allo stesso tempo possa intrattenervi, insomma possa tenervi compagnia. Ci saranno sicuramente poi in futuro anche video molto più verticali sui libri come al solito. Sto anche valutando l'idea di fare solo un video a settimana per YouTube, perché mi rendo conto che in questo momento sono altre le piattaforme che funzionano di più. Non so se l'avete notato, ma da YouTube se ne sta andando via chiunque,
e sono davvero pochi creator, almeno che seguivo io, che sono rimasti e che fanno due video a settimana, e anche quelli stanno smettendo pian piano perché effettivamente non c'è più l'audience di una volta qui, e a volte è necessario ricercarla altrove. Purtroppo, perché per me YouTube è sicuramente il social prediletto, la piattaforma prediletta, io adoro YouTube, però mi sto sforzando molto di più per esserci su Instagram e su TikTok. Soprattutto su Instagram mi sono preposta l'obiettivo ancora qualche mese fa di postare molto di più sul feed, e ci sto riuscendo. E su TikTok vorrei fare un video al giorno, non ci riesco sempre, però comunque riesco a essere un po' più costante, e fare tutto questo e portare pure due contenuti, due video a settimana su YouTube è molto impegnativo, davvero molto impegnativo, e rischio di fare le cose, farle male velocemente, non voglio neanche che accada questo, quindi sto sicuramente mettendo in discussione un po' la programmazione sul canale, la programmazione su Instagram, la programmazione su TikTok, eccetera eccetera. Però spero che questo possa portare i suoi frutti poi, e spero che troveremo sempre il modo per restare in contatto, ecco. Quindi se non mi seguite ad esempio su Instagram, iniziate a seguirmi, perché lì cerco di esserci giornalmente. Poi anche là bisogna fare le storie, bisogna fare, cioè, sempre qualcosa da fare ogni giorno, è a tutti gli effetti un lavoro, e non sempre uno riesce a stare al passo, però ci si prova. Vi ho parlato di questo appunto perché, beh, ci tengo ovviamente a farvi sapere che cosa frulla nella mia testa. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi tra l'altro al canale se ancora non l'avete fatto, perché anche un'altra cosa di YouTube è che non spinge le persone a iscriversi al canale. Iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!